Diciamo che le domande si generano, immagino, da sole, anche se l'ora è un pochino tarda. Ci sono domande, sicuramente come prima. Prego. Per quanto riguarda gli ebook, Sì. e parlava la sua collega, sì, e ho visto che si poteva salvare, stampare, eccetera, o prendere in prestito. Ma Sì. perché dover prendere in prestito quando invece posso fare il download e tenermelo lì? Allora, la possibilità di fare il prestito digitale è offerta solo da due piattaforme che sono EBSCO e Media Library. Allora, per Media Library non c'è un'altra modalità di fruizione che non sia il prestito. Per cui diciamo che è un comportamento a parte. Per quanto riguarda invece EBSCO, c'è la possibilità di salvarsi le pagine in PDF oppure di prendere in prestito. In realtà può anche fare tutti e due. Diciamo che il salvataggio delle pagine in PDF è limitato a 100 pagine per sessione. Per cui magari ci vogliono più sessioni per salvarsi un numero superiore di pagine. E poi dipende anche dal formato del libro, nel senso che ci sono magari persone che hanno problemi con la luminosità dello schermo, preferiscono consultare il libro su un e-reader e in quel caso la soluzione è prestarselo, in modo da poterlo leggere su un e-reader. Va bene, grazie. Sì, poi ci sono anche possibilità, per esempio, di vabbè, questo al di là di EBSCO, però in linea generale ci sono comunque possibilità per quanto riguarda gli e-reader di trasformare i file in PDF in file EPUB, però non tutti si trasformano perfettamente, mentre il file che si prende in prestito è già pronto. Con i file che scarichiamo, quindi libri eventualmente o articoli, che cosa possiamo e cosa non possiamo fare? Nel senso, se io per esempio sto scrivendo un articolo assieme a una persona di un'altra università, voglio citare un articolo, questo mi chiede di vederlo, io posso mandarglielo se lui non è abbonato a questa rivista? Quali sono i limiti di questa cosa che chiaramente facilmente poi, insomma, può facilmente uscire di controllo? Allora, io non sono un'esperta di diritto d'autore, inoltre può essere che le modalità di utilizzo permesse varino leggermente da contratto a contratto. Diciamo che finché l'utilizzo rimane nel buon senso, non ci sono particolari problemi, per cui se una persona di un'altra università con cui collabora le chiede di vedere l'articolo per un progetto a cui partecipa lei che è di Bicocca, glielo può mandare senza particolari problemi. Se questa persona le dicesse: mandami, non lo so, tutti i volumi del 2015, tutti gli articoli del 2015 di una rivista scaricati in automatico, oppure dammi quel libro in PDF di Springer che lo voglio far studiare ai miei studenti come libro di testo, ma non voglio comprarlo. In quel caso sicuramente non si deve dare. Diciamo che tutto quello che rientra nell'uso per studio e per ricerca e non entra in conflitto con l'utilizzo commerciale è concesso. Ah, ecco, ovviamente bisognerebbe già saperlo, però io lo specifico, se c'è il cosiddetto DRM su un file, per cui quelle protezioni, per esempio sul libro prestato, o adesso non mi vengono in mente, però insomma altri esempi di controllo del file, levarli è reato, per cui questo non rientra nel normale uso per studio e ricerca, non
non solo per quanto riguarda il patrimonio elettronico di Bicocca, ma mettiamo che, non so, comprate un libro in formato Kindle su Amazon, che ovviamente acquistandolo in questa maniera l'utilizzo è legato solo a voi, e poi levate la protezione per passare il file a un vostro amico. Questa cosa non è legale farla. Non rientra, visto che non si tratta di materiale di Bicocca, non rientra in quello che sono i miei compiti istituzionali, però io ve lo dico lo stesso. E guardate, tra parentesi, che tutti i vari reader, che siano Kindle o Kobo, come si suol dire, vi osservano nel vostro utilizzo. Per cui sanno che file aprite, da dove provengono, che tipo di diritti ci sono sopra, eccetera. Per cui ci vuole un po' di cautela. Quando hai parlato dell'area personale in MetaBib, mi ha ricordato molto un gestore di bibliografia come può essere Mendeley o Zotero. Esiste una compatibilità? Quindi, ad esempio, io uso Mendeley, posso esportare le cose che salvo in MetaBib? Cioè, esiste in qualche modo allora, accessarli? Puoi esportare da MetaBib, ma non puoi importare. Per okay. cui poi il tuo file, il tuo programma di gestione delle bibliografie resterà comunque sempre Mendeley. Ah, perfetto, grazie. Volevo approfittare per ricollegarmi un po' alla domanda sul prestito interbibliotecario che aveva fatto sul prestito interbibliotecario. Volevo aggiungere una piccola cosa che forse era passata. Il problema è sugli ebook, perché non si può fare il prestito interbibliotecario sugli ebook perché non si può trasferire l'intero libro. Cosa diversa è sugli articoli. Se avete bisogno di un singolo articolo che possiede anche in formato elettronico un'altra università, quella, siccome non è tutta la rivista, ma è un singolo articolo, su quello non ci sono problemi di sorta. Quindi. Esatto, esatto. Quindi quello è molto più comodo. Ah no, scusate, poi mi è venuto in mente un motivo per cui lo stesso ebook poteva non funzionare più. Sa che mi diceva, c'era un ebook che ho aperto in EBSCO, se si era salvato il link nei preferiti e questo link conteneva dentro i dati della sessione, sa quelle lunghe stringhe di numeri e articoli, poi se la sessione scade non si riesce più a riaprire. È una cosa che ci ha già segnalato qualcun altro, ma il problema qual era? Che si era salvato un link con dentro la sessione, che può capitare. Sono cose che possono capitare anche per alcune banche dati con le ricerche, eccetera. Quando poi il link con la sessione scade, non si riesce più a riaprirlo. Volevo aggiungere una precisazione rispetto ai reference manager, cioè i software per gestire le bibliografie. Siccome prima ho visto che così dai vostri sguardi qualcuno sapeva esattamente di cosa stavamo parlando, altri meno, magari può essere utile, dato che prima facevamo presente il fatto che è già attivo il tutorial in BiblioLearning relativo a EndNote Web e sono in costruzione altri come Mendeley e Zotero e così via. Sostanzialmente questi strumenti permettono di gestire in modo più efficace la mia bibliografia. Posso in maniera più rapida suddividere la bibliografia per argomenti per avere, diciamo così, una bibliografia ragionata in tempi più rapidi. Posso condividere la mia bibliografia o parti di essa con dei miei amici e colleghi e posso uniformare lo stile citazionale in maniera molto più rapida che non facendo la mano in un Word. Quindi questi sono solo alcuni esempi delle possibilità che mi offre un reference manager. Quindi se come dire, non ne conoscete nessuno, potete cominciare a conoscere EndNote Web grazie al tutorial presente in BiblioLearning, ma se ne conoscete altri e avvertite l'esigenza che facciamo il tutorial, come diceva la mia collega Stefania, segnalatecelo, perché noi andiamo là dove sono più forti le vostre esigenze.
seguiamo poi una lista di priorità nelle richieste. Nel momento in cui la lista di richieste dovesse diventare lunga, essendo poche, diciamo, le risorse dedicate, ovviamente i tempi non saranno rapidissimi, ecco, non vorremmo nemmeno alimentare delle aspettative eccessive rispetto alla rapidità della realizzazione di questi strumenti, perché però, ecco, da parte nostra c'è sicuramente tutta la disponibilità. Quindi sentiamo se ci sono altre domande, ma già che ci sono volevo anche far presente che grazie al fatto che abbiamo preso nota delle persone che sono presenti, vi manderò poi le slide, che vabbè sono una minima parte rispetto alla presentazione dinamica che abbiamo fatto, e soprattutto non appena riusciamo a montare il filmato faremo in modo di diffonderlo, così che le persone che erano interessate a partecipare ma all'ultimo momento per cause di forza maggiore non hanno potuto, possano recuperare parte della trattazione fatta qui, arricchita dai vostri interventi, dalle vostre domande. Ce ne sono altre di domande? Allora vi ringraziamo molto per l'attenzione, siamo a disposizione appunto di presenza e online per altre richieste. Fateci presenti i vostri problemi che ci aiutano a migliorare. Grazie.